Perfetto, eccoci qua. È un piacere per me oggi essere con ciao Lorenzo, ciao Felice, Ciao Andrea. che ciao ciao, che sono per Quantica, Lorenzo per la parte di Snowflake e Felice per la parte di Talent, sono due partner strategici di Quantica. In particolare Talent è partner di Quantica dal giorno 1, quindi abbiamo festeggiato l'anno scorso 10 anni di Quantica e 10 anni di partnership con Talent. Con Snowflake siamo partner invece da meno di un anno, anche se siamo tra i primi partner italiani di Snowflake. Comunque abbiamo grosse sinergie insieme, crediamo molto nel prodotto. Quindi è un piacere per me essere qui oggi con voi per fare un pochettino il punto sullo stato del mercato, delle data platform e di tutto il mondo di integrazione e utilizzo del dato. Io parto con due trend che vediamo noi di Quantica sul mercato per poi girare la palla a voi e chiedervi un pochettino dal vostro punto di vista di vendor come vi state posizionando nei confronti di questi due trend che sono molto forti sul mercato del dato, no? Quindi uno che ormai vediamo già da 4-5 anni, sicuramente se non addirittura di più, che è l'avvento dei big data, che ha fatto sì che le piattaforme di integrazione del dato non vedono più ormai come unico terminale di integrazione il data warehouse, ma data la crescita delle sorgenti dati e anche delle tipologie di consumo a fianco al data warehouse tradizionale per poter gestire use case complessi in termini di dati trattati sia per volume che velocità che per eterogeneità, si è affiancato da prima il data lake, poi sistemi di analytics in real time, poi sistemi NoSQL per la gestione di specifici use case, quindi un poliglottismo anche della parte di gestione del dato e di analisi del dato che sicuramente ha cresciuto la complessità nella gestione di queste piattaforme e l'altro sicuramente la migrazione verso il cloud, di cui i workload analitici, che sono quelli di cui ci occupiamo principalmente noi come Quantica, sono i primi ad essere effettivamente migrati, sia per una razionalizzazione dei costi, ovviamente, e sia per poi utilizzare i dati in modo più efficiente e più efficace. Ecco dunque, allora, vi giro un po' la palla a voi. Come si sta posizionando, per esempio, Talend rispetto a questi due trend, rispetto a questo scenario competitivo e che cosa c'è all'interno della piattaforma di Talend? Qual è l'offering di Talend? Eccoci qua, grazie Andrea per la parola e grazie per l'invito tra l'altro. Ma guarda, molto brevemente, Talend è una piattaforma, una unified platform che fondamentalmente ha come obiettivo principale quello di trasformare tutto quello che ultimamente viene definito come data chaos, quindi questo proliferare continuo di dati che arrivano da diverse sorgenti, e ha questo obiettivo praticamente di trasformare questo data chaos in dati intelligenti che portano chiaramente ad una revenue piuttosto che ad una riduzione di costi oppure a una compliance magari con delle regulation. E Talend lo fa con una unified platform che copre l'intero ciclo di vita del dato, quindi fin dalla fase di collection, quindi di ingestion, riusciamo chiaramente ad applicare magari delle tematiche, delle regole di data quality, riusciamo a governare il dato, coinvolgiamo utenti di business nel processo di riconciliazione del dato e nel processo di remediation attraverso delle applicazioni self-service dedicate, chiaramente spiccate doti di trasformazione del dato, chiaramente il dato viene trasformato sulla base delle sorgenti su cui viene memorizzato piuttosto che in base all'utilizzo che se ne fa, fino ad arrivare alla fase di condivisione chiaramente verso applicazioni esterne attraverso non so, approcci di tipo REST API piuttosto che vicino al mondo ISV. Talend lo fa appunto con una unified platform che offre diverse capability e fondamentalmente noi generiamo del codice, noi generiamo del codice nativo e quindi per noi è molto semplice adottare tra l'altro quelle che sono le ultime innovazioni tecnologiche, parliamo del mondo Spark, parliamo di serverless Spark, mondo cloud. E chiaramente il tutto lo facciamo sfruttando quelle che sono le peculiarità della piattaforma che permettono di integrarsi con le più disparate fonti e tecnologie. Parliamo del mondo cloud, del mondo on-premises, ibrido. E on top a tutto quello che vi ho detto, non dimentichiamoci anche la possibilità di capire quello che è il dato non appena entra nel landscape di un cliente attraverso delle capability di
discovery, tecniche di profiling, pattern recognition, catalogazione dei dati, scusatemi, e chiaramente fruizione di funzionalità importanti come per esempio il data lineage o le valutazioni di impatto. Quindi per noi è fondamentale avere una single platform, ripeto, un'unica piattaforma che aiuta praticamente i clienti a sfruttare al meglio quello che è il loro data asset in maniera molto rapida. Questa è la nostra piattaforma. Perfetto, grazie. Cioè, ho fatto una domanda complessa perché ovviamente Tando ormai è una storia di più di 10 anni e fa integrazione del dato, servizi, quality, però è appunto una single platform. Questo è, secondo noi è un concetto estremamente importante, nel senso non è una collezione di prodotti che sono stati messi insieme, acquisiti nel mercato, state in iterazioni successive, ma un'unica interfaccia coerente sulle diverse aree ed è fortemente integrato. Questo è un punto estremamente di forza, poi per noi che lavoriamo appunto nella consulenza, anche per formare le nostre persone, no? Passare dal mondo dell'integration di dati al mondo di integrazione dei servizi, non devo passare tra 4 prodotti differenti, completamente diversi, ma ogni punto di accesso, questo è un elemento chiaro. E Lorenzo, invece dal vostro punto di vista, com'è questo mondo cloud? Voi nascete nel cloud per il cloud, giusto? Esatto, assolutamente. Noi siamo partiti da schermo bianco, anzi se la regia poi mi aiuta a dare certamente un colore allo schermo, spettacolo, grazie. E praticamente, scherzi a parte, no? Diciamo che Snowflake nasce per il cloud, quindi anche qui diciamo molto semplicemente andiamo a sfruttare quelle che sono le capability del cloud in generale, quindi il fatto della scalabilità, il fatto della velocità di accessi, il fatto della disponibilità anche, no? delle infrastrutture e della parte computazionale, per creare praticamente una nuova idea di data store, diciamo centralizzato, anche a me piace anche più chiamarlo come data hub, no? Quindi in cloud. Siamo nei 3 major provider, quindi Google, Amazon e Microsoft, e diciamo cosa rende unica la soluzione? La sua architettura. La sua architettura, che brevemente vi vado a descrivere, si chiama, l'abbiamo coniata come multi-cluster shared data. Già che la regia si è posizionata sulla parte diciamo di inizializzazione, dove benissimo lì. Dove praticamente la soluzione accoglie nella sua parte centrale dati strutturati e semistrutturati, anche qui poi è abbastanza interessante, poi magari da approfondire anche in sessioni successive, in chiacchiere successive, e il dato è centralizzato, usato praticamente delle commodity, ad esempio, faccio un esempio, Amazon usiamo S3 come tipologia di servizio, no? E quindi è un servizio pressoché illimitato e infinito, no? Un deployment ad oggi non ho ancora sentito dire è finito S3, però magari poi succederà, ad oggi no. Secondo punto, la parte diciamo oltre a questo dato centralizzato c'è la parte della computazionale, noi li chiamiamo virtual warehouse, da cui poi prende il nome anche la nostra architettura, perché è multi-cluster. Quindi cosa sono? Sono una serie anche qui pressoché infinita. Anche qui, come la parte del cloud, ci appoggiamo sullo storage, ci appoggiamo al cloud provider, ad esempio S3, prendiamo degli engine virtuali, ad esempio macchine EC2, no? Per andare a creare e a fare quello che sostanzialmente altri sistemi ad oggi fanno con soluzioni complesse di gestione di workload, perché lo isoliamo completamente. Quindi ogni virtual warehouse è un'architettura MPP a sé stante e da tutti accedono e fanno DML sul dato centralizzato, ma ognuno è indipendente dall'altro, no? Ed è fantastica. Poi, come riusciamo ad associare questa doppia architettura con il terzo livello, e qui la regia deve compiere l'ultimo sforzo, benissimo, dove andiamo a portare la parte, diciamo, per tenere legata, no? Quelle che sono le due soluzioni, ad esempio noi siamo ACID compliant, ad esempio il transaction, ad esempio la security ovviamente fondamentale, i metadati, tutto il resto, lo sharing, no? L'ottimizzazione, anche se alla fine di ottimizzazione praticamente fa tutto il sistema, ma ha una serie di quei che noi chiamiamo global services in cloud ovviamente,
attraverso il quale l'architettura diciamo, la rende super performante ed efficiente. Perfetto, grazie. Direi anche qui mi rendo conto che in pochi minuti riuscire a presentare tutta l'architettura di una piattaforma così ricca e così complessa non è facile, però diciamo il punto, se devo portarmi a casa lato quantica, il grosso vantaggio è di avere una piattaforma che è stata disegnata da zero per il cloud. Noi lavoriamo da sempre con database analitici che nascono on-prem e che stanno affrontando la migrazione per avere poi un installato on cloud, e ovviamente fanno fatica perché ereditano un'architettura che non è nativamente pensata per disaccoppiare la parte di computation dalla parte di storage e quindi sfruttare appieno l'elasticità del cloud. Da questo punto di vista, partendo da zero, Snowflake si sta muovendo a una velocità incredibile in questo senso, e quindi veramente è un target ottimale per una migrazione di workload verso il cloud, e non solo di workload analitici disegnati per il data warehouse. Sempre di più copre, hai detto tu Lorenzo, la parte di dati non strutturati, semi strutturati, sempre di più può andare a coprire anche use case di data platform generale, quindi anche inglobare una parte del quelli che sono i workload tradizionalmente che vanno sul data lake. Direi di fare un altro giro veloce, invece abbiamo visto le due suite, vediamo invece quali sono i punti di sinergia tra Snowflake e Talend. È stata recentemente, credo settimana scorsa, se lo ritrovo qui, annunciata il fatto che Talend è diventato elite partner di Snowflake dal punto di vista di partnership tecnologica, quindi il massimo livello di integrazione tra le due piattaforme, Talend out of the box, connettori per andare a scrivere in modo nativo e ottimizzato su Snowflake, quindi c'è un forte legame tecnologico e sicuramente si complementano benissimo, no? Però magari lascio la palla a voi, riprendiamo in giro, chiedo a Felice appunto come vede il mercato e in generale come si relaziona con Snowflake, gli use case che stanno venendo fuori, quali sono i punti di forza di Talend più Snowflake. Ma fondamentalmente, appunto, come dicevi, abbiamo raggiunto questo livello di partnership tecnologica con Snowflake, di cui siamo molto contenti. E Talend che cosa permette di fare? Sicuramente permette di sfruttare quelle che sono le sue capability di alimentazione di Snowflake attraverso dei componenti veloci e performanti, quindi parliamo della fase di ingestion, parliamo delle fase di ingestion di tipo bulk load con tematiche relative a approcci ETL, ELT, quindi con pushdown di codice su Snowflake. Nel mondo Spark abbiamo dei connettori Snowflake chiaramente nei nostri job disegnati che si traducono poi in codice nativo Spark. La caratteristica fondamentale è che noi non abbiamo, Andrea, non abbiamo nessun tipo di data tax, quindi tutti i componenti che sono inclusi all'interno della piattaforma, chiaramente soprattutto quello di Snowflake, non hanno nessun limite di utilizzo. Quindi in approcci in cui si deve spostare, in tematiche in cui si deve migrare sul cloud, la mole dei dati in premises è molto vasta, dal nostro punto di vista assolutamente indipendente. Oltre a queste capability di alimentazione, chiaramente performante, molto semplice verso Snowflake, quello che possiamo fare è raggiungere quel livello di, come dire, di data quality, quindi di clean and trusted data, attraverso degli approcci collaborativi con dei data stewardship, quindi coinvolgere gli utenti di business attraverso le nostre applicazioni self-service di preparazione dei dati e di remediation, quindi data preparation e data stewardship, nel appunto mettere dei dati in qualità. E per ultimo, chiaramente aggiungo anche il nostro data catalog, che dispone appunto di bridge per per capire quelli che sono i dati chiaramente che atterrano su Snowflake e li collegano praticamente su tutta la data pipeline di migrazione verso il cloud piuttosto che elaborazione dei dati. Quindi sicuramente siamo assolutamente molto contenti di lavorare con questi colleghi di Snowflake. Questo è quanto. Perfetto. Io qui sto facendo vedere la pagina, sul sito di Talend c'è una pagina dedicata appunto a use case di integrazione Talend più Snowflake. Molto importante l'elemento della governance anche per noi di Quantica, per evitare, il cloud è molto veloce, molto agile, ci vuole però una data strategy precisa in cui la governance ha un ruolo importante, perché sennò si rischia di ripetere alcuni errori
che sono stati fatti nel mondo on-prem solamente molto più velocemente. Cioè il fatto di avere un campo verde incontaminato davanti non vuol dire che in poco tempo non si può ricreare un data chaos, come hai detto tu, Felice, però un cloud a una velocità raddoppiata. Lorenzo, invece, dal tuo punto di vista, vantaggi di integrazione Snowflake con Talend, cose sì, particolari allora, che vedete? Aggiungo una cosa veloce, perché Felice ci ha dato una descrizione, anche tu Andrea, spettacolare direi della cosa. Aggiungo qual è, secondo me, no, l'aspetto più interessante, che è l'integrazione. Cioè come le due cose si integrano. Perché se io vado a pensare a una data pipeline dove poi gli strumenti che utilizzo non hanno di base un sistema integrato, perdo tantissimo da un lato e dall'altro. No? E quindi in questo caso con Talend riusciamo ad integrarci completamente sfruttando e portando a pieno, in una logica di continuità della data pipeline, le capability di Snowflake con le capability di Talend. Perfetto, rapido e veloce, anche perché siamo ormai alla conclusione. Sto facendo vedere che anche sul sito di Snowflake c'è una pagina dedicata a Talend, con del materiale molto interessante che si può andare a leggere e scaricare per tutti gli approfondimenti. Ovviamente noi rimaniamo poi a disposizione se avete domande o dubbi, siamo ben felici. Probabilmente organizzeremo un altro video in cui entreremo più negli use case. Io credo che per oggi sia tutto, quindi dal mio lato saluto Lorenzo, saluto Felice, vi ringrazio per aver partecipato a questo mini video e do appuntamento alla prossima allora. Grazie a tutti allora. Grazie, grazie mille, ciao. Ciao.